Venerdì 9 settembre, benvenuti a questa nuova edizione di Dal Vivo, il TG di Milano, prodotto da Milano All News. Andiamo subito a vedere che cosa è successo oggi nella nostra città. E iniziamo questa edizione con una notizia che arriva direttamente dal territorio, grazie a Giuseppina Rosco, una dei nostri inviati di quartiere, che ci segnala che nel municipio 3, e più precisamente nei giardini pubblici di Piazza Udine, è stata vandalizzata l'aiuola che era stata creata nel mese di maggio scorso grazie al contributo di alcuni sponsor tecnici e alla partecipazione delle famiglie e dei bambini della zona. Da qui l'idea di ricostruirla nel corso della Human Week del prossimo ottobre. L'obiettivo è farla diventare simbolo tangibile di resistenza e di non violenza, così da stimolare la partecipazione civica. Infatti tutte le famiglie della zona saranno chiamate a prendersene cura, rendendola così anche un punto di riferimento per momenti di socialità del quartiere. E dunque apriamo il collegamento proprio con Emanuela Fumagalli, segretaria del Tavolo per la Non Violenza, associazione di zona in Piazza Udine che partecipa all'iniziativa e che ci parlerà proprio di questo progetto. Grazie mille Emanuela per essere con noi, grazie mille. Grazie a voi, sono molto felice di essere qua e di poter condividere questa iniziativa che stiamo facendo insieme al Tavolo per la Non Violenza, insieme ai cittadini, alle scuole del territorio. Proprio perché questa iniziativa rientra in un progetto che è stato lanciato dai cittadini e viene richiamato ogni volta in quanto è per noi importante. E poi, come appunto è stato detto, l'abbiamo messo una serie di abbiamo fatto delle attività durante la Civil Week nel mese di maggio e poi subito qualche mese dopo è stato vandalizzato, quindi non ci sono, abbiamo proprio trovato la situazione della aiuola devastata. Descriveci un po', perché potrebbe sembrare strano dire tutta questa attenzione per un'aiuola, invece no, è importante. Sì, faccela un po' visitare, visto che non abbiamo delle immagini da mostrare, portaci tu a visitare e a farci capire perché in Piazza Udine è così importante avere un luogo come questo. Allora, all'interno dei giardini Bellisario, quindi proprio su Piazza Udine, da anni stiamo facendo varie attività ed è un punto di riferimento per il quartiere. È stata realizzata anche una scultura che è stata costruita con le scuole, una scultura che rappresenta il mondo, con scritto anche sopra, realizzata in corten, con scritto sopra "Ama la realtà che costruisci". È proprio una scultura di circa 2 metri. E abbiamo pensato di proporre un progetto costruito proprio con le famiglie, di costruire attorno a questa scultura anche il simbolo della non violenza, che per noi è un punto fondamentale all'interno del Tavolo, all'interno della Human Week, proprio con la parte di mettere, seminare delle piantine insieme alle scuole, insieme sia alla scuola Fermi che alla scuola Feltre, in modo che sia i bambini che anche i genitori, la comunità inizi a prendersi cura dello spazio e anche lì mettere in moto laboratori dove l'importanza di poter comunicare, stare vicino, aumentare quelle relazioni che sono mancate tanto in questi ultimi anni di pandemia. E quindi per noi è stata un'iniziativa molto importante, anche perché arriviamo da un periodo in cui a maggio si è parlato tantissimo anche di guerra e quindi anche abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi a scrivere proprio delle frasi di sensibilizzazione sui temi della pace e della non violenza. E quindi questo è un progetto importante per una comunità che ruota attorno ai giardini Bellisario. E quindi, al di là di quello che è successo, per noi è importante continuare a mantenerlo, ricostruirlo, fortificarlo, come le relazioni fra di noi. Le relazioni che hanno i bambini, hanno scritto proprio anche i propri nomi vicino alle piantine, perché quella è la piantina loro che quando passano ai giardini Bellisario possono andare a innaffiare, a vedere, a capire e fare una serie di iniziative durante l'anno proprio in collaborazione con le scuole, perché il tema della pace e della non violenza vorremmo lavorare anche durante le ore didattiche. Bellissimo progetto, perché è concreto, è tangibile, pratico, fate fare un'esperienza ai più giovani, un'esperienza proprio di cura del proprio territorio, che quindi insomma speriamo possa poi diventare generativa nel futuro. Quindi insomma si superano le azioni violente con un'azione di cittadinanza civica, quindi direi che è un esempio che noi vogliamo continuare a seguire, quindi teneteci aggiornati. Va bene, certamente. Grazie mille davvero, saluti. Emanuela Fumagalli, soprattutto la ringraziamo molto. Grazie. Grazie. Salve.
Noi continuiamo con le nostre notizie perché nella mattinata di oggi sono stati rinvenuti due ordigni esplosivi artigianali nelle vicinanze di un palazzo in Via Larga che ospita il consolato libanese. Sull'involucro esterno una scritta in arabo riportava la frase «esploderà tra 3 minuti». L'intervento degli artificieri ha permesso di far brillare in modo sicuro uno dei due ordigni, mentre il nucleo antiterrorismo di Alberto guidato da Alberto Nobili sta conducendo le indagini del caso. Intanto oggi pomeriggio invece un altro ordigno situato in un garage in zona Gratosoglio è esploso mentre veniva maneggiato da un 34enne che è stato trasportato in ospedale in codice rosso dove ha subito l'amputazione di una mano. Si tratta di un caso diverso perché le rilevazioni di carabinieri e vigili del fuoco hanno identificato il manufatto come un residuato bellico che è esploso proprio a causa della manipolazione. E adesso diamo la linea, come di consueto, a Luce Verde per conoscere la situazione del traffico in questo momento a Milano. Luce Verde Milano. Bentrovati a questo aggiornamento, buonasera da Simone Cerchiara. Oggi giornata di sciopero dei treni, più intenso il traffico. Di un'ora fa un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Cavenago e Trezzo verso Venezia. In precedenza code di 4 km, ora in diminuzione, ma è aumentato il traffico proveniente da Milano. Più intenso il traffico, diversi i chilometri di coda. Sulla 1 Milano-Bologna invece zona Melegnano con code per lavori e difficoltà nelle due direzioni di marcia. Tangenziale di Milano intanto con traffico e disagio in più tratti, soprattutto la ovest ha diversi tratti in coda. I maggiori disagi li abbiamo dall'autostrada Milano-Bologna verso la zona di Rozzano e di Assago. Sulla tangenziale nord congestionato il traffico nella zona di Monza. A Milano disagi sul viale Fermi verso l'autostrada, mentre sul viale Testi abbiamo code da Sesto verso il centro. Con questo è tutto, dettagli nel sito milano.luceverde.it. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Milano. Grazie come sempre a Luce Verde, continuiamo con le nostre notizie perché sta riscuotendo grande successo Movin, una scatola nera ideata da Regione Lombardia per l'ottenimento di una deroga alle limitazioni alla circolazione imposta ai veicoli più inquinanti. Le 5.000 richieste per l'installazione di questo nuovo dispositivo su automobili di classe Euro 4 e 5 vanno ad aggiungersi alle 15.000 scatole nere già attive per i veicoli fino a Euro 3, già oggetto di limitazione. Le autovetture Euro 5 che installeranno Movin avranno diritto a un massimo di 2.000 km all'anno percorsi all'interno dell'area B, mentre le Euro 4 diesel potranno percorrerne 1.600. Il successo dell'iniziativa ha attirato l'attenzione anche di altre regioni italiane e di alcuni comuni lombardi. Matteo Lazzarini, presidente di Aria Lombardia, ha rivelato che ci sono già stati contatti con Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. E adesso è il momento, come di consueto, di andare a dare un'occhiata a quella che è la situazione dell'inquinamento dell'aria sulla nostra città, grazie alla collaborazione con Wise Air. Come si vede dalla grafica, il Wise Index oggi è di 15, quindi con oggi abbiamo ben 214 giorni consecutivi di aria pulita. Insomma, una buona notizia. Procediamo ancora con il nostro dal vivo, perché vogliamo darvi anche questa notizia. Nonostante le 100 nuove assunzioni di dirigenti scolastici avvenute nel mese di agosto, si stima che circa 123 istituti scolastici della regione si troveranno a dover condividere il preside, una percentuale che si attesta a circa il 20%. Ad essere interessate dal provvedimento quelle scuole che contano meno di 500 iscritti. Il presidente della sezione regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, Matteo Loria, afferma che un dirigente condiviso non può essere una soluzione accettabile al problema, anche per quegli istituti con pochi studenti iscritti, auspicando invece che il Ministero dell'Economia decida di assumere nuovi presidi in corso d'anno scolastico, attingendo alle graduatorie già pubblicate. Dunque una notizia urgente e interessante, proprio perché insomma già oggi molte scuole iniziano, ma sicuramente lunedì è il grande giorno del ritorno dei nostri ragazzi a scuola. E adesso buonasera, io sono Francesca Cutrone e vi do il benvenuto alle notizie dal Nord Milano grazie alla collaborazione con Nord Milano 24.
Giovedì 8 settembre è venuto a mancare Renzo Calzavara, figura di spicco del panorama artistico e culturale italiano. Molto apprezzato anche all'estero, è cittadino di Cinisello Balsamo, per oltre 40 anni assieme alla moglie Franza. Villa Ghirlanda Silva ha ospitato più volte l'esposizione delle opere di Calzavara, suggellando il legame dell'artista con il territorio. Un legame che il pittore ha voluto celebrare donando al comune di Cinisello Balsamo alcune tele, motivo di grande orgoglio per la città. Continua invece un'altra notizia per far discutere la situazione della metrotranvia Milano-Limbiate, destinata a una chiusura imminente qualora non si riescano a trovare i fondi necessari per urgenti lavori di manutenzione straordinaria. Questa settimana Fabio Pizzullo e Gigi Ponti, rispettivamente capogruppo e capodelegazione in Commissione Trasporti del PD in Regione Lombardia, hanno richiesto formalmente che la Giunta regionale si assuma la sua parte di responsabilità dopo le dichiarazioni rese a luglio in cui la Regione riteneva il Comune di Milano unico responsabile per i lavori. Secondo Pizzullo e Ponti, date le competenze di Regione Lombardia nella gestione del trasporto pubblico, è necessario che tutte le istituzioni e gli enti interessati si siedano a un tavolo per scongiurare la chiusura di un servizio essenziale per i cittadini della provincia di Monza e Brianza. Continuiamo un'altra notizia. In occasione dell'ultima tappa del Giova Beach Party, sabato 10 settembre, presso l'area campo volo di Bresso, il tavolo viabilità ha previsto importanti modifiche alla circolazione dei mezzi di trasporto privati e pubblici, così da garantire la sicurezza dell'area. In particolare hanno previsto dei divieti, ora vi elenco quali. Il divieto di circolazione nell'area attigua al campovolo, ovvero dal cavalcavia A4 in via Nenni fino a via Carolina Romani, a partire dalle ore 7 di sabato. Per garantire il deflusso dei partecipanti, invece, a partire dalle 23 il divieto interesserà via Turoldo, via Gorchi e viale Fulvio Testi in direzione sud. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, invece, dato il numero considerevole di linee interessate, vi invitiamo a consultare il sito ATM. Inoltre vi ricordiamo che la fermata M5 di Ponale sarà chiusa a fine concerto per disposizione della questura. Si terrà questo weekend l'ottava edizione di Expo per lo Sport, evento dedicato alla promozione delle attività sportive tra i giovani della città, organizzato in collaborazione con Autogrill, Fondazione Humanitas per la ricerca. Quest'anno l'evento interesserà anche spazi di periferia, dove il bisogno di infrastrutture e più in generale eventi per i giovani è molto sentito. Nell'ambito dell'evento sono previste anche alcune conferenze che si terranno presso le università del territorio cittadino. Domani, presso la Sala Appiani dell'Università Cattolica, si terrà l'incontro Sport, Inclusione e Disabilità, una ricchezza da scoprire. Da ultimo ricordiamo che durante le attività sportive programmate per sabato 10 e domenica 11 settembre sarà possibile effettuare donazioni per la ricerca presso i banchetti di Fondazione Humanitas per la ricerca. E adesso un'occhiata anche alle ultime notizie che riguardano ATM e il traffico cittadino. ATM infatti comunica che a causa di lavori di manutenzione al deposito tram di Precotto, la linea 7 modificherà il servizio dal 12 al 16 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 10.45 e le 18.30, saltando le fermate di Precotto M1, Parmenide e Anassagora. Tuttavia i tram faranno regolare servizio tra Piazzale Lagosta e Largo Mattei. Per raggiungere il capolinea quindi è possibile scendere alla fermata Arcimboldi Ateneo Nuovo e prendere il bus della linea 87. Inoltre, sempre tra il 12 e il 16 settembre e dopo le ore 21, le linee di tram 2 e 4 e i bus della linea 82 effettueranno modifiche al loro percorso a causa di lavori stradali in via Farini. Il tram della linea 4 saranno sostituiti da bus nel largo Lagosta Maciachini Niguarda. I bus della linea 82 invece salteranno la fermata via Farini Viale Stelvio in direzione Bovisasca e si fermeranno invece alla fermata delle linee 91 e 92 in via Farini Viale Stelvio. Infine, i tram della linea 2 svolteranno in via Bassi dopo la fermata di via Farini Via Bassi.
E adesso lo spazio al non profit della nostra città. Continuano infatti gli eventi organizzati a Cascina Biblioteca per il Festival Humus. Come ben ricorderete, ieri vi abbiamo presentato solo alcuni degli eventi in programma per questa settimana alla Cascina, grazie a una segnalazione della nostra inviata di quartiere Giuseppina Rosco. Ebbene, il weekend sarà ancora più ricco di appuntamenti. Partiamo infatti da sabato 10, domani, giornata dedicata ai laboratori. Si inizia alle ore 16 con Danzare il paesaggio, un momento di danza a cui sarà chiamato a partecipare anche il pubblico, con una finalità di creare un connubio tra corpo e natura, mediante la danza intesa come attività sociale e rituale catartica. Alle ore 18 invece vi sarà Circo in Natura, uno spettacolo di acrobazie e giochi di abilità con la possibilità della partecipazione anche da parte del pubblico. Da ultimo, alle ore 20:30 sarà il turno della compagnia Alma Rosé, che metterà in scena lo spettacolo Concerto tra gli orti, che racconta lo sgombero degli orti di via Rizzoli avvenuto nel 2016. Per quanto riguarda invece domenica 11, il festival si chiuderà con un evento pensato esclusivamente per i più piccoli. Alle ore 11 la compagnia Alma Rosé presenterà lo spettacolo teatrale Rane e Principi, sull'importanza di guardare il mondo con una mente aperta, accettandone le diversità. E con questa notizia chiudiamo dal vivo di questa sera il TG di Milano, prodotto da Milano All News, che vi saluta e vi augura buon weekend.